Le luci. Sì, ma adesso fa poco la luce, un attimo lo toglie. C'è tipo una pausa. È un posto dove c'è poco rosso. Sì. E tutti i segni, esali, macellari, eccetera, quindi è un posto. Qui mi deve farmi uno stoccamento qua. Bene. Qui mi metterà una membrana. Detto, alza, sì, mettono così, delle cosine. Prendono la membrana, la mettono in rosso, quando ti tolgono. Perché ti fanno proprio sentire il termine. Dai, no, la vista può cambiare, un po' spadico. Te lo dico strada facendo, ma perché quello? Sì, sì, ora. Sì, subito. Sì, allora dillo, però mi serve vedere quelle vestite lì all'autostrada. Eccolo lì, mi mancava sempre il tocco poetico dell'artista di Sito. Ho capito io. Perché sai tu? Perché bisogna essere aggressivi, rapida. Dai, esatto, su. E anche il tempo di accendere. Sì, sì, effettivamente la vedo, ma non capisco che cosa vogliono dire. Oh, perfetto! Non può essere anche per l'indirizzo, c'è scritto Torno! Ma chi torna? Il camerata! Ma quale camerata? Torno, un paesino qua, a pochi chilometri da Coppa. La mia solita fortuna, ci arrivavo un pochettino in ritardo, perché proprio un giorno prima...
Patacca che ha scritto questo discorso. Si distendevano enormi sull'erba ben curata a sognare passare
da un lato si vedeva Roma, l'aria tremolava tra le piccole camere. Io la vedevo adesso, vedevo Roma e tutto il resto, proprio come aveva detto quell'imbecille dell'archeologo. Sibilla raccontava in una maniera tanto vivida da farmi vivere, e quella veduta di città fosse fatta del fumo di quel fuoco. Come saranno stati quegli anni? Gli anni di quel racconto, pigri dovevano essere, pigri ed eccitati, anni ansiosi ma sottostrati, pesanti di ottusità. Che forse quello allora è combustibile. Non le cose, le case, ma tutta quella pigrizia bella, solida. Le cose, anni saranno piene di paura. E se ora sono cuffi, è perché non voglio che vada perduto niente, neanche più piccolo particolare, perché tutto è importante nella storia. Una cosa vicina al matrimonio che ci fu fra me e mio comandante, una specie di cerino. Te l'ho detto che avevo paura dei cani. Loro, il comandante, insomma,
giorni all'ospedale perché tre minuti al viale di San Renato. C'erano là, si avventurarono in piazza sterminata, sussultavano, come se i binari fossero pieni di sasso. Lo attraversavano il mondo. Bucavano la nebbia e sembravano uscire da voragine. Le morti spinte di Campanello, contro quella nebbia, poi, porta asiatica, porta africana, porta America. All'alba del torno, raccoglievano i primi viaggiatori di giù, il loro silenzio, il loro sorriso. Ma qualcosa doveva. Corso Buenos Aires. Ma non è possibile, scusi, non è possibile! Ma aspetta! Se vuole sapere.
infatti, contattai 4 contrabbandieri di gamba della zona e dopo 2 settimane riuscimmo a farlo recuperare in Svizzera. Lì si sarebbero presi cura di lui e sembrava anche più felice. Lo ascoltereste ovunque.
alla generazione successiva. Ma con la memoria non passano gli insegnamenti, e così gli uomini tornano a sbagliare. No, no, ma che cosa dico? Cosa dico sbagliare? Peggio! A ripetere le stesse esperienze. Forse per questo che prima o poi tutti i bambini si scottano, anche se tutti i genitori di tutte le generazioni ripetono che con il fuoco ci si brucia. Forse per questo continuiamo a innamorarci, e non sempre della persona giusta.